Ciao amici, buongiorno a tutti, RCB Shoebot Milano. Oggi siamo qua per un appuntamento molto importante, sicuramente magari qualcosina l'avete già vista tramite i nostri social, Instagram oppure Facebook. Parliamo del modello RC1 nella versione 2020 che è già disponibile presso il nostro store. Oggi sono qua per spiegarvi alcune novità che abbiamo fatto sulla barca, quindi sia a livello estetico, quindi di carena, dalle piccole accortezze, a livello elettronico, motoristico e infine per quanto riguarda il discorso del nostro radiocomando. Allora, la prima cosa, immagino magari che alcuni di voi l'abbiano già vista con le nuove foto che abbiamo, diciamo, shareato sui nostri social, è il colore. Quindi la versione nera non c'è più, l'abbiamo mandata in pensione. Da oggi quella versione è stata sostituita con la versione in carbonio. Quindi la nuova colorazione sarà camouflage e carbonio. Carbonio è notevole, veramente bello, soprattutto per questa scocca, per questa imbarcazione, perché è molto affusolata, è molto cattiva e non fa altro che esaltarne quelle che sono le qualità estetiche, appunto. Per quanto riguarda la parte superiore, abbiamo aggiornato anche la maniglia, quindi delle piccolezze, dei piccoli aggiornamenti che sicuramente aiuteranno e saranno sicuramente molto più comodi. Questo per quanto riguarda la parte alta della scocca, poi per il resto siamo rimasti abbastanza invariati. La scocca sotto, quindi, è stata rivista, abbiamo cambiato il materiale, sono state cambiate le uscite dei motori, quindi la parte dove fuoriescono i getti d'acqua per chiaramente la propulsione dell'imbarcazione. È stato cambiato, aggiornato il sonar, quindi non è più il modello Tozoron, ma adesso è un sistema proprietario, molto molto più preciso, con una grafica molto più dettagliata. Sono state aggiornate la CPU della barca, quindi la nuova versione della 6.0 e chiaramente i motori che adesso andiamo a vedere, il sistema GPS. Partiamo dai motori, ce li abbiamo qua. Allora, questi erano quelli, diciamo, vecchi, i precedenti. Questi sono i motori nuovi che sono installati sull'RC1. Quindi in termini di dimensioni c'è una bella differenza. Ha molta più coppia la barca, è più performante, ha più spinta, molto più silenziosa. Questi motori sono veramente super, super, super silenziosi. Hanno un albero motore diverso, delle eliche differenti, un sistema di raffreddamento che, a differenza di quelli vecchi, non è più ad aria, ma è a induzione. Vuol dire che all'interno c'è un sistema di raffreddamento con il grasso particolare. Il motore, non avendo più le ventole, tramite la conduzione di calore e la dispersione tramite l'albero motore, si raffredda. E in buona sostanza, le differenze basilari sono la silenziosità, che quando se lo acquisterete lo vedrete perché è veramente super silenzioso, e le performance, e il fatto che questo tipo di motore consuma molto di meno, circa il 15% in meno rispetto a questi. Ok? Boh. Quindi accantoniamo un attimino i motori. L'elettronica, abbiamo variato la CPU, quindi dalla nuova versione 6.0 abbiamo rifatto il firmware, sia per quanto riguarda l'elettronica interna della barca, sia per quanto riguarda il radiocomando. Guardate un po' qua, notate qualcosa? Qua? Per chi conosce i modelli Zeus o RC1, magari sono già nostri clienti, erano abituati a vedere l'antenna, quindi c'era l'antenna estraibile che saliva e scendeva. Non c'è più, è stata levata, l'abbiamo tolta. Perché? Perché spesso magari la si prendeva dentro, si spaccava, si avevano problemi poi di ricezione, bisognava comprare un'antenna nuova. Oggi l'antenna è stata integrata all'interno del radiocomando, è un'antenna circolare, super potenziata, il range è rimasto invariato, quindi 500-600 metri senza nessun problema, frequenza è rimasta invariata, 2,4 GHz, però il fatto di non avere un'antenna, tra virgolette, in mezzo alle scatole fa sì che non sia comunque libero, i punti di contatto di eventuali urti siano ridotti al minimo. Però ciò non toglie che comunque bisogna starci attenti perché è un radiocomando. E quindi con tutti gli accorgimenti del caso. Per quanto riguarda la parte
GPS, allora, lì sono stato fatto un bel salto in avanti, ovvero, allora, sono stati aggiornati i pulsanti e il firmware, quindi il firmware di quelli nuovi, anche se si presenta simile, all'interno è totalmente differente. Innanzitutto si ha un tasto per passare dal menu GPS al menu ecoscandaglio, quindi in un secondo passo da uno all'altro. La cosa molto carina, adesso non so se si vede, ma poi lo facciamo vedere tramite un altro video, è che i punti GPS sono passati da 9 a 30. Quindi adesso avete a disposizione la home, che la memorizzerete chiaramente come fate di solito, è il punto di partenza della barca. E poi avete, se vedete qua ci sono tanti slot, 30 slot dove potete memorizzare 30 waypoint. Non è poco, sicuramente molto meglio dei 9 che c'erano prima. E secondo me vi divertirete abbastanza. Sotto abbiamo latitudine e longitudine con i dati degli spot della barca, del radiocomando e quant'altro. Le regolazioni sono rimaste invariate, quindi i setting della barca li fa da soli, la regolazione della bussola e quant'altro. Questo dei waypoint del GPS è notevole, nel senso che sicuramente avendone 30 a disposizione è un bel andare. Quindi da quel punto di vista lì siamo sicuri che vi troverete super super comodi. Un'altra cosa importantissima è che abbiamo cambiato il sonar, quindi il traduttore sotto la barca, è molto più potente, molto più preciso, l'ecoscandaglio viaggia molto più veloce con delle variazioni anche in centimetri, quindi incomincia a rilevare da 0,5, mezzo metro o a volte anche meno, fino a 30 metri. Quindi questi sono gli standard che abbiamo mantenuto. Però adesso vabbè, non è in acqua, quindi non ve lo posso far vedere. Il livello e la grafica dell'ecoscandaglio è stata cambiata ed è notevole. Queste sono le bellissime novità che riguardano il nostro RC1. Lo trovate disponibile online già direttamente sul nostro sito. Per qualsiasi informazione vi invito a contattarci nel caso, qualora abbiate bisogno di ulteriori informazioni. Se vi piace questo video, cliccate su mi piace. Se volete iscrivervi al nostro canale, basterà iscrivervi e verrete aggiornati con tutte quante le novità. Ciao ragazzi, alla prossima!